Ciferri va nuovamente a prendersi il pallone, poi Capone, Romozzi al limite, Ciferri ha una buona occasione per calciare, attenzione al rimpallo, Romozzi! Pallone fuori di un niente, vicinissimo al gol il Casellino. Mikulan sventagliato in avanti, colpo di testa di Capone, palla che rimane ancora in area di rigore, poi Catani prova il volo, Di Paolo si distende e la blocca. Ti alimenta, pallone arriva nelle zone di Ciferri che prova a passare ancora, Ciferri non cade, Ciferri con il mancino e Leonetta deve volare su questa conclusione dell'11, concede soltanto calcio d'angolo. Leonetta rinvia in profondità a Capone, palla che sbatte, attenzione, Maurizi può andare da solo contro il portiere, Maurizi col pallonetto! E il pallone che esce clamorosamente, occasione gigantesca per Maurizi. C'è il pallone cercato ancora Maurizi centralmente, Maurizi, Catani, Scirocchi, pallone verso Zarelli, in bocca a Di Paolo. Guarda in mezzo, parte il suo cross. Mikulan, Ricci raccoglie, prova con il destro. Leonetta risponde centrale. Poi serve Pisani ad allontanare questo pallone. Attenzione, qui l'errore. Palla persa da Pisani. Allora Bornivelli ne può approfittare. Entra in area di rigore Bornivelli e Leonetta chiude nuovamente la porta. Calcio d'angolo. Maso. Sbaglia, Maso regala palla a Marcelli, controlla con il mancino e prova a partire. Marcelli, suggerimento per Joshua in area di rigore, saltato Leonetta. Calcio di rigore, dice l'arbitro. Ciferri pronto a calciare dopo il fischio dell'arbitro. Arriva adesso. Va Ciferri, palo clamoroso e palla fuori. Si rimane sullo 0-0. Errore dal dischetto da parte di Ciferri. Di spazio da questa parte Cacciamani, ma si preferisce andare direttamente da Vespa che col mancino in buca verso Joshua in area di rigore. Joshua potrebbe anche calciare. Prova Leonetta! Sempre Leonetta a mantenere lo 0-0. Va a raccogliere la sfera. Va nell'uno contro uno. Entra quasi in area di rigore e poi si allarga. Va col mancino per il cross. Joshua controlla in area di rigore. Vediamo se riesce a far esplodere il mancino! E pallone che finisce fuori. Sul pallone c'è Mikulan, si riempie un po' l'area di rigore del Casilino. Va Mikulan alzando questo pallone dentro, Di Paolo esce, lascia il pallone lì, anzi lo spedisce con i pugni fuori. Uno contro Pisani, Joshua passa in area di rigore, Joshua seme nel panico, mette la palla dentro, arriva il mancino! Calcio di rigore dice l'arbitro. Arriva adesso, parte Joshua! E passa in vantaggio il Casilino allo scadere il gol del numero 15 sul calcio di rigore. Arriva il triplice fischio da parte del direttore di gara. Vince il Vis Casilino 1-0 con il rigore all'ultimo minuto di Joshua. Allora sale a 6 punti il Casilino in questo percorso della Coppa Lazio. Rimane a 3 l'Olimpica Tivoli.